3 minuti. Benvenuti e bentrovati da Bovalino, siamo ospiti del locale Bon Appetit e dell'East Café in occasione di questa che è un appuntamento, un incontro con le tre liste che si contenderanno la competizione elettorale per andare ad amministrare il comune di Bovalino. Ci potete ascoltare in diretta su Radio Venere e in diretta anche ci potete vedere sulla pagina Facebook di Radio Venere. A tenerci compagnia la collega Adelina Scorda di Lente Locale, cogliamo l'occasione per salutare e anche augurare una pronta ripresa al direttore di Lente Locale Gianluca Albanese, che è stato vittima di un incidente sul lavoro, quindi un saluto in bocca al lupo. E poi i tre candidati, i tre contendenti per questa competizione elettorale molto sentita, visto che il comune di Bovalino viene da quasi 3 anni di commissariamento. Vi presenterò le liste così come l'ordine di presentazione ufficiale. Allora, la lista numero 1, impegno e partecipazione, guidata dal dottor Francesco Giuseppe Gangemi. Buonasera. La lista numero 2, Nuova Calabria, guidata dalla dottoressa Alessandra Polimeno. Buonasera a tutti. E la lista numero 3, Agave, dell'avvocato Vincenzo Maesani. Buonasera a tutti. Come vi dicevo, io fungerò da presentatore e moderatore, ma la carne al fuoco la metterà la collega Adelina Scorda. Qui cedo subito la parola per iniziare questo round. Giusto un attimino, Adelina, per ricordare che in ossequio a quelle che sono le regole della par condicio, tutti e tre i candidati avranno 2 minuti a testa per rispondere alle domande che verranno fatte.
alla fine delle domande avranno 3 minuti di tempo libero per un loro messaggio elettorale, e che l'ordine di estrazione, sorteggio fatto poc'anzi alla presenza dei 3 candidati, vedrà per primo rispondere il dottore Gangemi, lista impegno e partecipazione, per secondo... Come? Sì, chiedo scusa. Allora, il primo a rispondere sarà l'avvocato Maisano per la lista Agave, il secondo la dottoressa Polimeno per la lista Nuova Calabria e per ultimo il dottore Gangemi per la lista Impegno e Partecipazione. Prego Adelina. Buonasera a tutti. Io innanzitutto saluto i 3 candidati a cui faccio il mio in bocca al lupo. Grazie. Per domenica. Partiamo con la prima domanda che... quella che ho pensato, il poter anche rompere un po' il ghiaccio. Ecco, chiedo a tutte e tre quali sono le ragioni, le motivazioni che vi hanno spinto a candidarvi come a sindaco per le amministrative, alla guida ecco, di un comune che ha sostanziali e tangibili difficoltà. Sì, innanzitutto di nuovo buonasera a tutti. Ovviamente io sdoppierei la domanda. La prima parte è quella, perché ho deciso di fare politica ovviamente, quello mi ha spinto l'impegno personale per fare qualcosa per il mio paese, per riuscire a cambiare un pochino lo status quo e costruire insieme agli altri, ad altre persone animate da questo stesso spirito, il futuro mio e dei nostri figli e quindi del nostro paese. Questa è l'impegno politico. La candidatura a sindaco nasce invece non da una decisione ovviamente personale, nasce da un progetto condiviso, un progetto che nasce da 5 anni fa, che prende il nome di Movimento Politico Culturale Agave, e quindi dall'incontro di diverse volontà, di diverse realtà sociali e quindi di una serie di incontri che sul territorio Agave ha tenuto nel corso di questi anni. A seguito di questi incontri appunto è venuta fuori, e io ringrazio di questo, mi sento onorato di essere stato scelto, è venuta fuori proprio la scelta condivisa della mia figura come candidato a sindaco. Ovviamente prima dell'accettazione dell'investitura così a candidato io ho chiesto soprattutto la necessità di avere la fiducia e un rapporto proprio stretto con tutto il movimento, perché questo sarà necessario. Quindi la nascita, la genesi della mia candidatura a sindaco è proprio questa, quella che è venuta fuori da un percorso politico di lungo corso, un percorso credibile e quindi che poi è sfociato nella realizzazione non soltanto della mia candidatura ovviamente, ma di una lista di 12 candidati che per lo più sono quasi tutti espressione del movimento, che ripeto però in questi anni è sempre dialogato con tutte le forze del paese, sia quelle sociali che quelle politiche, e quindi non si è mai chiuso in se stesso. Grazie mille. Dottoressa, lei invece? Le sue motivazioni? Mie motivazioni, innanzitutto la mia candidatura non può essere naturalmente una candidatura che nasce da una autoreferenzialità, perché sarebbe naturalmente assurdo, inizierebbe già male. La mia è una candidatura che nasce da un percorso politico che parte dalla candidatura alle provinciali, quindi parte da un percorso politico iniziato già nel 2011. Ma devo dire che la mia esperienza è anche un'esperienza che mi ha portato ad essere proiettata sempre e comunque nell'ambito dell'associazionismo e del sociale, quindi se vogliamo là dove poi anche nascono le maggiori riflessioni anche se vogliamo della politica. E quindi questo percorso poi si è concretizzato incrociandosi anche con il percorso di Nuova Calabria. Il percorso di Nuova Calabria che nasce nel 2011 e quindi da lì si è strutturato un percorso politico che ha portato oggi Nuova Calabria a strutturare una lista di candidati con esperienza politica, una lista di candidati che ha deciso appunto di mettersi al servizio della città. È naturalmente una candidatura che nasce da una condivisione all'interno del gruppo di Nuova Calabria, all'interno del movimento politico culturale Nuova Calabria, quindi ecco come che nasce l'idea di questa candidatura. Non è una candidatura ecco, che è stata diciamo strutturata intorno al candidato per proprio le elezioni amministrative, ma nasce appunto da un percorso di riflessione e di esperienza che ci ha portato in questi anni appunto a poter fare
anche una riflessione abbastanza profonda rispetto a quello che poi sarebbe stato anche l'impegno, un impegno anche abbastanza gravoso rispetto appunto alla situazione nella quale chiaramente stiamo vivendo, ci troviamo, e che naturalmente deve portare qualunque candidato a farlo con un'assunzione di grande responsabilità. Perfetto, tocca adesso come la sorteggio è lei. Abbiamo parlato appunto di due percorsi, ecco, di due movimenti che si sono appunto radicati. Aveva già accennato in presentazione appunto di lista quali erano le motivazioni. È sempre. Sì, la motivazione è sempre quella. Io ho fatto politica in passato, da qualche anno sono rimasto un po' a guardare alla finestra. Quello che mi ha spinto in questa occasione, sollecitato da un gruppo di amici e da tanti sostenitori, è il degrado in cui versa la nostra Povalino. Non me la sono sentita più di stare a guardare. Ho messo la faccia proprio per dare un esempio, anche uno stimolo alla gente comune, la gente che ha sempre guardato, diciamo, senza partecipare, ha sempre osservato, ha sempre criticato e poi non ha mai contribuito in modo reale, in modo effettivo alla risoluzione di questi problemi. E certo il compito è arduo, però in questo sono stato sostenuto da 12 magnifici ragazzi, professionisti esemplari, gente conosciuta, impegnata nel sociale. Insieme speriamo tutti di riportare la nostra Povalino ai fasti di un tempo, quando era, diciamo, il punto di riferimento di tutta la Locride nel turismo, nel commercio e anche nella cultura. Perfetto, grazie mille. Perfetto, siete stati bravissimi, soprattutto il dottore Gangemi. L'importanza dei tempi è dovuta anche al non protrarsi, diciamo, in maniera estremamente provvista del nostro appuntamento. Quindi, giusto per ricordare, penso l'abbiate notato, avete un cronometro nel monitor che voi potete vedere, quindi sapete benissimo il tempo che vi rimane a disposizione. Prego Adelina. Andiamo avanti, da sette anni che non votiamo a Povalino. Povalino l'aveva anticipato in apertura il mio collega Mimmo, viene da un commissariamento di 3 anni, una situazione di governabilità alquanto complessa, e in ultimo le dichiarazioni del prefetto Michele Di Bari sulla presenza non di soggetti incandidabili ma di collegamenti con persone che a loro volta sarebbero incandidabili. Ora, dichiarazioni che hanno toccato sia il comune di Povalino, il comune di Bagnara e di Campo Calabro. Nella nostra specifica situazione la lista in impegno e partecipazione ha prodotto una lettera ufficiale di richiesta di incontro al prefetto. Ora, ovviamente queste dichiarazioni hanno gettato un po' di forse non direttamente sui candidati consiglieri, candidati a sindaco, ma in generale sull'opinione pubblica, ha creato un po' di preoccupazione in merito. Ecco, quello che volevo chiedere a voi tre è innanzitutto, per quanto riguarda il dottore Gangemi, se al momento avete ricevuto risposta, e siccome lei in un passaggio della lettera sostiene di voler capire quali sono questi soggetti in modo da adottare delle opportune iniziative, quali sarebbero state, e siccome si era accennato, in discrezione avevano riferito che l'idea della lista di impegno e partecipazione era quella di produrre un comunicato, comunque una lettera da parte di tutti e tre i candidati, come va invece la lista Agave e Nuova Calabria hanno deciso di mantenere un profilo più basso su queste dichiarazioni, ecco. Sempre lo stesso tipo di ordine. Sì. Sì, in effetti viviamo un momento storico molto delicato, perché veniamo fuori da uno scioglimento per mafia, purtroppo, che ha lasciato degli strascici non indifferenti, così come li lascia in ogni comune dove purtroppo si arriva a questa determinazione da parte del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda quindi
il momento ovviamente delicato necessita di risposte anche coraggiose ed un impegno ancora più importante da parte di chi si accinge a rappresentare e a governare il Paese. In quest'ottica ovviamente io ho letto, così come abbiamo letto tutti, le dichiarazioni peraltro espresse riportate soltanto da una testata giornalistica online, il Dispaccio .it se non sbaglio, da parte del prefetto, quelle dichiarazioni che ovviamente mi hanno e ci hanno colpito per la gravità di quello che si evidenziava, però allo stesso tempo, qua vorrei fare l'avvocato, però mi corre anche l'obbligo, non essendo una comunicazione ufficiale, una disposizione ufficiale da parte del prefetto, quindi della massima autorità e istituzione territoriale, ho ritenuto a ragione di non fare alcuna comunicazione ufficiale. Ci siamo presi l'impegno, e questo lo dico oggi pubblicamente, che qualora fossimo amministrazione il primo atto ufficiale sarà quello di personale mio in rappresentanza di tutta la mia amministrazione di recarmi direttamente dal prefetto e chiedere spiegazioni o comunque chiarimenti in merito a quelle dichiarazioni e non comunicazione ufficiale. Bisogna distinguere le cose perché è molto diverso. Poi se vogliamo cavalcare l'onda mediatica o comunque l'onda sociale, che è l'eco che se ne crea, è un altro discorso, però se dobbiamo andare a analizzare le cose è giusto precisare che non era una comunicazione ufficiale ma una serie di dichiarazioni riportate in un articolo di giornale. Ecco qua la motivazione per cui non abbiamo ritenuto di rispondere, e ovviamente quello che posso oggi dire è che il presidente della commissione antimafia Rosi Bindi oggi ha chiarito e ha evidenziato, poco fa il Dispaccio ha riportato la notizia, che in pratica non riguardava Bovalino. In effetti Bovalino è stato attenzionato, ma quelle dichiarazioni del prefetto evidentemente erano riportate un pochino in maniera diversa, perché in effetti sembra che i candidati a cui si riferiva erano di altro comune e non quello di Bovalino. Io ho il comunicato della presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, che è stato pubblicato poc'anzi, quindi grazie avvocato. Allora, per quanto riguarda Nuova Calabria, chiaro che una comunicazione a mezzo stampa, comunque una notizia a mezzo stampa di quella portata, ovvio che in qualche modo deve prevedere una riflessione, e deve prevedere una riflessione anche abbastanza attenta. Anche perché appunto non si trattava di una conferenza stampa, probabilmente non si trattava di una notizia data direttamente dall'organo di prefettura, ma si trattava appunto di una notizia riportata da una testata giornalistica, quindi non sapevamo ancora bene quale fosse l'origine. Per chiarire la questione, era una notizia di un'audizione da parte del prefetto Michele Di Bari davanti alla commissione. Sì, no, io sto parlando della... No, la notizia fu riportata da Lanza, sì. Quindi non da un quotidiano online X, ma comunque da un organo, riportata, certo, da un'agenzia riportata, di stampa di un certo riportata, tipo di... Riportata naturalmente da tutti i giornali, soprattutto online, perché poi successivamente è stata riportata anche dalle testate giornalistiche, insomma dalla stampa, dalla carta stampata. E quindi naturalmente il primo nostro obiettivo era quello di capire bene di cosa si trattasse. Naturalmente non può non colpire una frase, la frase soprattutto iniziale, con la quale il prefetto in qualche modo identificava e definiva quasi tutti i candidati. Naturalmente questo ci ha fatto in qualche modo riflettere, ma riflettere anche rispetto a quella che poi è la condizione che ha spinto ognuno di noi a partecipare a questa competizione elettorale. Ognuno di noi ha partecipato a questa competizione elettorale soprattutto tenendo conto e presente della credibilità di cui è portatore, della moralità di cui è portatore. Questa lista è stata una lista che, come ho detto, non si è composta all'improvviso. È una lista che è cresciuta nel tempo e che ha avuto il tempo anche di poter conoscere e far conoscere i propri candidati. Ora, chiaramente questo ci ha messo nelle condizioni in qualche modo di poter, come dire, guardarci bene e quindi capire che forse quella era una nota che personalmente non ci riguardava. Ovvio che
lo abbiamo letta come una, come dire, come una sorta di, tra virgolette, avvertimento all'elettorato. Grazie mille. Abbiamo concluso. Giustamente. Vorrei fare qualche precisazione riguardo questa notizia. Innanzitutto, come giustamente ha precisato il giornalista, non era un comunicato, ma è un'audizione della commissione, resa davanti alla commissione parlamentare antimafia, e c'è la registrazione. Non è vero che era generica, rivolta a tutti i paesi, era proprio specificato, parole registrate dal prefetto, Bovalino, Bagnara e Campo Calabro. Quindi la stessa frase che diceva la dottoressa, quasi tutti i candidati, anzi tutti i candidati eleggibili e candidabili dal punto di vista giuridico, ma quasi tutti frequentano soggetti controindicati direttamente o indirettamente. Non penso che questa affermazione possa interessare una sola lista. Quasi tutti, io dal punto di vista matematico penso che sia almeno l'80%. Quindi la nostra risposta non è tanto per cavalcare l'onda eccetera, ma innanzitutto perché dare una risposta alla massima autorità, allo Stato nella provincia di Reggio Calabria, non ignorare quello che ha detto, pensa che sia un obbligo di un cittadino, in questo caso candidato a sindaco. Inoltre anche per il rispetto della nostra popolazione, perché la nostra cittadinanza, i nostri cittadini, secondo me sono stati turbati almeno quanto me. Per quanto riguarda la pulizia delle liste, sicuramente io penso di non avere problemi, anzi a maggiore tutela prima della presentazione delle liste ho fatto fare a tutti i candidati i carichi pendenti e casellario giudiziario. Bene. Grazie mille, dottore Gangeni. Grazie a tutti i partecipanti, il discorso si sta incanalando, mi sembra abbastanza bene. Vi ricordo che siete appunto collegati con in diretta radiofonica con Radio Venere, in diretta Facebook sempre sulla pagina di Radio Venere. Ringraziamo sempre i locali che ci stanno ospitando, Ristorazione Buon Appetit e Delis Caffè in via 24 Maggio. Riprendiamo quindi con il giro di domande. Perfetto. A te, andiamo alla terza domanda. Vorrei discutere con voi, chiedervi appunto, ritornando proprio sulla questione formazione liste, accordi. Ora, Bovalino nel 2005 presentò 5 liste, una quantità di consiglieri superiore a quella attuale. Quindi il quadro che abbiamo oggi rispetto a 7 anni fa è decisamente modificato. Mi chiedo però, ci siamo chiesti, visto che Bovalino ha sempre sofferto di consensi e di governabilità, perché non si è riusciti a creare due alternative e non tre? Cioè un accordo fra le migliori professionalità in campo, in modo da consentire, da dare la scelta o una o l'altra, in modo tale da rendere appunto maggiore quella netta differenza che spero ci sia nonostante le tre liste, fra una preferenza rispetto ad un'altra. Guarda, per quanto mi riguarda non credo che il numero di tre liste sia superiore o comunque sia troppo rispetto a quella che è la densità abitativa, ma anche il territorio, l'espansione del territorio di Bovalino. Siamo dinanzi a un paese di quasi 10.000 abitanti, quindi credo che tre liste possa essere anche un numero abbastanza giusto per significare la giusta rappresentanza del territorio e dei suoi abitanti. Certamente non sono più 5 ed è un bene per la popolazione e per gli elettori, ma anche per l'ipotesi di governabilità. Agave ha cercato, l'ho detto prima, quando è nata la mia candidatura e quindi quando si è formata la lista, ha cercato di coinvolgere tutte le realtà sociali e politiche del paese, e singoli cittadini ma anche associazioni dunque o gruppi organizzati che sono stati coinvolti di volta in volta su quello che è il canovaccio del movimento che era nato 5 anni prima, e quindi lo statuto. Ci sono persone che hanno aderito, gruppi che hanno aderito e che oggi fanno parte ormai da diverso tempo. Diciamo che è stato proprio la parola movimento identifica perfettamente quello che è successo in Agave. Ci sono state in maniera dinamica l'aggiunta di persone che non di volta in volta hanno dato un piccolo contributo, ma hanno migliorato il progetto Agave. Questa è la cosa, il tratto più peculiare che
ci contraddistingue. Queste persone hanno, o questi gruppi hanno poi sposato il progetto Agave e oggi è nata la lista Agave. Certamente il colloquio con alcuni gruppi c'è stato, però come nel caso del dottore Gangemi, purtroppo questa possibilità di addivenire ad un accordo non c'è stata, perché si è a soli 2 mesi dalle elezioni si è paventata una situazione diversa in cui si presupponeva la necessità che lui rappresentasse il primo cittadino. Invece noi avevamo pensato di fare un discorso più aperto tra i due gruppi, ma questo purtroppo non c'è stata per la mancanza di collaborazione. Però ritengo che le 3 liste sono più che sufficienti. Grazie, Capo Maisano. Ma su questo in qualche modo concordo, io credo che 3 liste possano benissimo rappresentare quella che poi è appunto la volontà dell'elettorato, quindi possono rappresentare adeguatamente poi l'elettorato e quindi la futura amministrazione. Ovvio che nel momento in cui ci si appresta a costruire una lista è necessario anche che ci sia omogeneità. Io credo fortemente che una lista debba essere comunque caratterizzata da un percorso in ogni caso molto simile, anche rispetto, anche se per esempio la lista di Nuova Calabria non è una lista di partito, è una lista comunque un'espressione civica, però credo che comunque il percorso che si è fatto debba essere poi successivamente incanalato anche verso quel tipo anche di linguaggio che deve essere un linguaggio comune, altrimenti poi si rischia appunto l'ingovernabilità. Ovvio che Nuova Calabria ha aperto anche alle altre realtà politiche con le quali aveva una maggiore, come dire, una maggiore in qualche modo capacità di stesso linguaggio. E quindi è chiaro che questo tentativo c'è stato. È un tentativo che però non ha prodotto un risultato, pur con appunto la disponibilità da parte nostra, da parte di Nuova Calabria, appunto, di azzerare qualunque tipo di posizione, perché d'altronde è così che bisogna essere, bisogna fare, cioè nel momento in cui devi costruire un percorso, quel percorso deve essere costruito con la massima tranquillità, con la massima linearità, ma tenendo ben presente che un linguaggio deve essere un linguaggio comune, altrimenti poi si rischia di infrangersi nel momento in cui devi governare un paese. Purtroppo degli esempi in passato ci sono stati e quindi questo naturalmente ci deve insegnare che gli accordi devono essere fatti, ma sempre tenendo ben presente qual è poi il linguaggio che vai a utilizzare successivamente. Grazie mille. Lei, dottore Gangemi? Allora, anch'io sono d'accordo per quanto riguarda le 3 liste, non è assolutamente un numero eccessivo per Bovalino, un paese di poco meno di 10.000 abitanti. E per quanto riguarda quello che diceva prima Vincenzo, diciamo, non sono completamente d'accordo, anche perché nella prima domanda aveva risposto in modo diverso, dicendo che Agave era da circa 5 anni che aveva questo percorso, che aveva posto la sua candidatura e quindi successivamente si può dire che era già una casa costruita. Io non ho detto che posto la mia candidatura. No, posto. Diamo la possibilità di controreplicare. La tua candidatura, quindi io la vedevo come una casa già formata, ecco, quindi non poteva esserci, forse i tempi erano ristretti, ma sicuramente non ci poteva essere incontro in un gruppo che aveva già l'organigramma ben avviato. Avvocato Maisano, se vuoi Non avevo detto assolutamente. C'è il minuto ancora del dottore Gangemi, quindi io volevo soltanto dire che non ho mai detto che era imposta la mia candidatura, anzi la mia candidatura è uscita fuori da un percorso, come ho detto prima, un progetto eccetera. Ho detto soltanto che possibilità di addivenire ad un incontro c'è stato, ma purtroppo a 2 mesi dalle elezioni, quando si antepongono questioni personali più che alle problematiche, alla programmazione, alle idee di quello che serve per Bovalino, ovviamente allora a quel punto il dialogo si interrompe. Io questo volevo dire come principio. No, io ribadisco, non ho detto imposto, era posto il termine, perché praticamente noi ci siamo incontrati più volte, però non siamo mai arrivati alla conclusione quali erano le modalità. Se il candidato a sindaco doveva essere espresso per forza al movimento, era già, indipendentemente se il nome poteva essere il tuo o quella di un altro, però è la condizione, penso che era questa qui.
Però no, su questo, scusi, su questo credo, questo è quello che pensi tu. Un attimo, facciamo un attimo di ordine, vi prego. Allora, no, ora... su questo credo però che debba essere fatta un attimo di chiarezza, perché nel momento in cui delle forze politiche si siedono e devono avviare un percorso comune, non devono esserci e non ci sono posizioni precostituite. Naturalmente parlo per quanto riguarda Nuova Calabria e la lista del dottore Cangemi. Quindi è chiaro che se due forze politiche si siedono al tavolo con pari dignità. Se poi invece esiste una precondizione da parte di una delle due, ovvio che il matrimonio si fa in due, non si può fare da soli. Perfetto, quindi l'argomento mi sembra sia stato sviscerato, diciamo, avete avuto modo di replicare tutti. Poi, dottore Cangemi, lei voleva dire... Sì, volevo dire, ma no, io giusto... non sono d'accordo su quello che ha detto la dottoressa, anche perché l'ultima volta che siamo visti dovevamo stabilire quale potevano essere, e io ancora sono in attesa di sapere quali potevano essere i criteri. No, io ho ricevuto una risposta, la risposta è stata che appunto il movimento, la lista che appoggiava la candidatura a sindaco aveva chiaramente individuato quella quale candidatura a sindaco, per cui chiaramente si ponevano delle condizioni che non potevano far presupporre un successivo dialogo, altrimenti il dialogo ci sarebbe stato così come si era stabilito nel momento in cui si parla di criteri, e se non si stabiliscono i criteri ma è ovvio. Appunto per questi i criteri allora, non sono io, mai se mi consentite lascerei no, vi consentirei poi, visto che alla fine avete del tempo a disposizione lo so, però così finiamo criteri, diciamo allora, perché ci sarà sempre una controreplica da parte di qualcun altro, quindi per concludere poi alla fine avrete certo, avete 3 minuti a testa a disposizione, ognuno potrà chiarire la propria posizione. Diciamo che come sunto si può dire che ognuno di voi ha individuato praticamente nella propria lista intanto un'omogeneità e quindi soprattutto la convinzione che comunque Bovalino, anche alla presenza di 3 liste, possa garantire al corpo elettorale di Bovalino una governabilità, diciamo, comunque vada, cioè nel senso che... la vostra convinzione giustamente politica è questa, il risultato dell'analisi pre-presentazione liste. Soprattutto perché nell'interesse primario dei cittadini ovviamente l'interesse era proprio quello. Della governabilità. Vediamo che è un argomento abbastanza sentito e questo ci fa piacere, perché penso che gli elettori con molto piacere accolgono dei candidati che hanno a cuore la governabilità dell'amministrazione, perché questo significa portare risultati. Proseguiamo con la nostra tabella. A proposito appunto di governabilità, la squadra di un'amministrazione è fatta di assessori soprattutto, oltre bisogna avere una squadra forte, capace, coesa. Quello che volevo chiedervi era, all'interno delle vostre liste avete sicuramente individuato quelle che potrebbero essere le professionalità a cui dare determinati incarichi, quindi determinati assessorati. Abbiamo perfettamente in mente assessorato all'ambiente, quale può essere uno abbastanza un argomento e una materia alquanto ostica, oltre che faraginosa per quanto riguarda le problematiche che ci sono state e ci sono ad oggi. Ma possiamo pensare anche alle politiche sociali, si possono anche indirizzare altri tipi di assessorati. All'interno di questo quadro volevo chiedervi se avete anche pensato, qualora fosse previsto, la possibilità di nominare assessori anche esterni? Bella domanda, Adelina. No? Allora, innanzitutto io voglio salutare i miei candidati che sono tutti fuori e che ci guardano e ci ascoltano con molta attenzione. Spero di non deluderli come sempre. Per quanto riguarda invece la nomina degli assessori, ovviamente Agave qua gioca a gioco facile, perché non essendo la riunione o la sintesi di gruppi e gruppetti politici vari, non ha nessun problema in tal senso, è una squadra coesa di lungo corso che ha diverse professionalità ormai inserite nel proprio progetto, e quindi non avrà nemmeno difficoltà a mettersi d'accordo nella
nel componimento appunto della giunta. In questo senso ho chiesto all'atto della mia investitura anche una certa autonomia, anche perché si tratta di collaboratori del sindaco, non ce lo dimentichiamo, e questa non è mancata assolutamente, anzi ovviamente non ci sono dei criteri già prestabiliti, non si farà ricorso come nel passato e come nella vecchia politica in base ai voti presi, perché qua il paese ha bisogno di risposte coraggiose, di risposte serie, e quindi è importante soprattutto distribuire bene le competenze che ogni persona, ogni professionista che andrà a essere nominato in giunta deve ricoprire in maniera davvero egregia. Ovviamente per quanto riguarda l'assessorato esterno, io sinceramente sono convintamente contro gli assessorati esterni, perché ritengo che chi ha messo la faccia, chi ha contribuito a lavorare e a fare una lista, una squadra, e ha affrontato anche le elezioni, perché affrontare le elezioni c'è un grande dispendio di energie fisiche e mentali, è giusto che faccia parte anche della squadra e che poi abbia la possibilità di mettersi in gioco. Quindi per me la questione degli assessorati esterni è una questione anche da eliminare, anche perché potrebbe sembrare quasi un tradimento rispetto a quello che dice l'elettorato, anche se mi rendo conto che essendoci l'obbligatorietà delle due donne in giunta, caso mai non avessi due donne in consiglio comunale, sarei costretto, ahimè, mi perdoneranno le donne, a far ricorso ad un assessore esterno. Però non credo che in Agave ci siano questi problemi. Va benissimo, grazie mille. Dottoressa Polimeno, ha la parola. Sì, ma innanzitutto io vorrei dire una cosa. Nel momento in cui ci si appresta ad un compito di questo tipo, ovviamente c'è un progetto, c'è un programma che parte da lontano, già con la composizione della lista. Anche nel momento della composizione della lista i posti sono 12 e naturalmente i candidati molti di più. Quindi c'è stata anche molta responsabilità da parte di tutti coloro che avevano comunque partecipato a questo percorso di Nuova Calabria nel fare un passo indietro rispetto a quella che poteva essere la disponibilità o meno di scendere in campo. Ancor di più credo nella composizione di una giunta, che chiaramente attiene al candidato a sindaco, ma credo che l'assunzione di responsabilità debba essere tanto del sindaco, perché chiaramente le forze migliori, ma non migliori, le forze che naturalmente devono interpretare quella competenza che è necessaria perché il paese possa essere adeguatamente governato e rappresentato, chiaramente. Quindi credo che questo non interessi Nuova Calabria, cioè nel senso che c'è la massima tranquillità e serenità su questi aspetti. Chiaro che dovrà essere rispettata l'equilibrio di genere, e naturalmente per quanto riguarda l'assessore esterno mi sento di dire, già dall'esperienza della passata amministrazione provinciale, io credo che chi ci mette la faccia debba essere comunque colui il quale poi dovrà andare a governare anche. Ovvio che ci possono essere, ma quelle comunque sono delle situazioni che devono essere messe in campo da tutta la squadra che ha vinto la competizione. È chiaro che ci può essere l'opportunità di poter individuare, ma questa una figura esterna, ma questo, torno a ripetere, deve essere sempre sviluppato nell'ottica di un progetto che deve avere come ultimo beneficiario il comune, l'amministrazione, i cittadini che devono essere amministrati. Quindi credo che questo debba essere il principio che poi deve guidare chi poi dovrà comporre una squadra di governo. Grazie. Dottore Gangemi. Allora, anch'io ho avuto la massima disponibilità da parte di tutti i candidati, essendo il candidato a sindaco, a scegliere i componenti della giunta. Sicuramente tra i candidati ho delle professionalità che possono sicuramente ovviare a questo compito anche senza bisogno di ricorrere all'assessore esterno. È chiaro che quest'anno la legge impone le quote rosa, ancora non si sa se uno o due gli assessori di sesso femminile, e quindi questo potrebbe essere un vincolo che potrebbe determinare la scelta di un assessore interno. Per il resto, per quanto riguarda la componente maschile, posso garantire che ho ottime alternative all'interno dei candidati della mia lista. Perfetto, grazie mille. Arriviamo, diciamo, a
l'ultima domanda che faccio a tutti e tre i candidati, poi passeremo alle domande specifiche su ogni situazione. Guardando dall'esterno, anche un po' dall'interno, Bovalino, quella che è la conformazione, quella che è l'urbanistica, quello che è il disordine quotidiano che ogni singolo cittadino, candidato e non, si trova ad affrontare, dall'uscita delle scuole ai parcheggi, e in considerazione che il comune ha uno strumento fondamentale sia per tra virgolette educare il cittadino a determinate regole, sia per, è brutto dirlo, ma per renderlo chiaro, fare cassa. Ecco, lo strumento principe è quello comunque della sanzione. All'interno dei vostri programmi, dando una spulciata, comunque ho visto, si parlava di urbanistica, si parla di urbanistica, si parlano di determinati interventi. Quello che voglio sapere, quello che vorrei sapere, è se si riuscirà adesso a utilizzare lo strumento della tolleranza zero, che in passato, penso negli ultimi 20 anni, non si è riuscito a utilizzare, sia per educare appunto al rispetto delle regole, quindi parliamo non soltanto di giungla di parcheggi, ma anche di conferimenti abusivi totali nei cassonetti della spazzatura, abbandono di rifiuti, quindi un discorso generale, visto che abbiamo anche lo strumento delle telecamere di videosorveglianza, ecco, quale sarà, se si riuscirà a utilizzare lo strumento della tolleranza zero verso chi comunque non rispetta il bene comune. Sì, lo sviluppo urbanistico dell'assetto del territorio di un paese è fondamentale non soltanto dal punto di vista economico per fare cassa, quindi come dicevi tu Adelina per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, quello è un riflesso di questa situazione, è invece fondamentale per lo sviluppo economico, commerciale, turistico e anche ambientale di un territorio. Ovviamente viviamo in una situazione davvero difficile perché urbanisticamente non c'è molta regolamentazione. Per quanto riguarda il traffico la situazione è molto congestionata, non soltanto quindi problemi di viabilità ma anche problemi di sicurezza stradale, che è molto importante. Le strade principali sono a volte, e anche quelle delle periferie, sono buie, troviamo rifiuti di ogni genere, quindi chi più ne ha più ne metta, questa è la situazione che ci troviamo dinanzi. È ovvio che un'amministrazione seria e credibile deve iniziare anche non soltanto a pianificare lo sviluppo urbanistico, ambientale, del decoro urbano, della tutela del territorio, ma accanto a questa, come ripeto sempre, con una politica del doppio binario, passare anche ad una fase repressiva o comunque in una situazione in cui si fa sentire la presenza dell'amministrazione. Ovviamente da questo punto di vista ci aiuterà tantissimo l'impianto di videosorveglianza, ma ci dovrà aiutare anche l'attività che vorremmo fare, così come Agave ha fatto in questi anni nelle scuole, cercando di sviluppare quel senso di cittadinanza attiva, quel senso civico che a volte sembra mancare nei più grandi, ma che se partiamo dalle scuole certamente ci garantirà un cittadino del domani ancora più conformato alle regole. Ma ovviamente quindi dovrà essere ancora di più sostenuto quello che è l'ufficio di vigilanza, pensiamo a convenzioni anche con la polizia provinciale ad esempio, no? E scendiamo più nel dettaglio, se no parliamo sempre di cose così aleatorie. A me piace invece proporre anche delle soluzioni ai cittadini, così come anche la soluzione per quanto riguarda gli incroci più pericolosi o ancora per quanto riguarda situazioni di mancata organizzazione. Pensiamo al mercato, da questo punto di vista il mercato può essere un volano di sviluppo, in effetti non lo è perché c'è una scarsa organizzazione dello stesso. Grazie mille, devo purtroppo interromperti. Teresa, di meno? Sì, no, io credo che il ripristino della legalità debba essere uno dei punti prioritari e fondamentali. Ma questo perché? Questo perché ci consente di avere un paese più ordinato, un paese anche più pulito. Non dimentichiamo che tutti gli ingombranti che noi ritroviamo dopo che vengono ritirati non arrivano lì a piedi da soli, cioè no, qualcuno ce li porterà.
Quindi vuol dire che probabilmente un'educazione civica più attenta dovrà essere sicuramente sviluppata, ma bisognerà mettere in campo tutti gli strumenti che ordinari e straordinari che un'amministrazione può avere. È chiaro che non bisognerà tralasciare nulla, da quelle che possono essere gli accordi con la polizia provinciale a quello che può essere invece una unione di comuni che ci consenta anche di lavorare meglio rispetto ad alcuni servizi che possono essere sicuramente gestiti ovviamente da più comuni. È chiaro, tutti gli strumenti dovranno essere utili per ripristinare quel clima di vivibilità che Bovalino deve riacquistare, per cui credo che gli strumenti vadano contemplati tutti, non si può escludere nessuno. Ovvio che anche l'attenzione alle scuole, e quindi partendo proprio da un'educazione sicuramente ambientale, che è quella che forse ci ha provocato maggiori danni, ovvio che quella va fatta. Ognuno di noi si sarà recato in spiaggia e avrà trovato sotto il proprio ombrellone, mentre cercava di piantare l'asta dell'ombrellone, avrà dovuto fare pulizia, nonostante magari c'erano anche i cassonetti o i cestini dove poter riporre la spazzatura. Quindi credo che molto dobbiamo anche addebitarlo forse ad una nostra cattiva probabilmente educazione. Grazie mille. Allora, il degrado in cui versa il nostro Bovalino è causata proprio da questa mancanza del rispetto delle regole. C'è una parola bella a dirsi, ma non facile da attuare. Il nostro compito sarà quello di portare il rispetto delle regole nella nostra comunità. Ma come? Sicuramente con i controlli, videosorveglianza, multe, eccetera. Ma l'azione più importante penso che debba essere un'azione preventiva. Un'azione che venga svolta già nelle scuole, venga svolta nei bambini più piccoli, per far capire qual è il senso civico che deve avere un cittadino che possa aiutare a crescere una determinata comunità. Sì, le multe è giusto fare, come diceva lei, il caos, il traffico incontrollabile, però dobbiamo fare i conti anche con l'organico del comune. È una cosa incredibile, noi abbiamo in organico un paese di circa 10.000 abitanti, 2 o 3 vigili urbani, e pretendere un po' troppo che possano controllare tutto il territorio. Sicuramente la videosorveglianza potrà essere d'aiuto, ma non è il fattore deterrente che può cambiare questo stato. Io ritengo sempre di più la formazione, soprattutto a livello delle scuole. Grazie mille. Adesso arriviamo alle quelle che sono le argomentazioni dirette. Noto con piacere che comunque su parecchi punti avete una visione comune per quanto riguarda appunto gli interventi nelle scuole, la capacità comunque di l'idea di andare a coinvolgere le varie realtà, lo possiamo leggere tranquillamente in ogni nei 3 programmi. Su alcune voci credo come me moltissimi altri elettori avranno notato questa comunità comunque, cioè questa comunità di interventi e di intenti. Ecco, poi ovviamente le linee politiche e le modalità specifiche intervento potranno sicuramente varieranno in base a chi sarà delle 3 la nuova amministrazione di Bovalino. Arriviamo alla prima domanda. Alla fine ho pensato di farne una a testa, in modo tale poi da potervi lasciare del tempo per poter argomentare nel miglior modo possibile. Avvocato Maisano, lei inizia la sua attività politica nel 2005, possiamo dire. No, nel 2010. Nel 2010, sì, no, errore mio, sì, nel 2010, pardon, con le ultime appunto amministrative. Sì. La domanda che le volevo porgere in questione è: perché all'epoca, conoscendo comunque il passato politico di Bovalino, si candidò, scelse di candidarsi non con un nuovo progetto, ma con il progetto di Tommaso Mittica?
Allora, se, mi fa piacere la domanda, senza ripercorrere quelle fasi di 7 anni fa, sì, che hanno portato alla genesi di quelle liste così eterogenee anche, io voglio dire una cosa, siamo stati inseriti poi e si è fatto un ragionamento anche di ricambio generazionale, allora, nel senso che i tempi non erano ancora maturi per avviare un ricambio generazionale completo, e quindi si è sposato quel tipo di progetto dove vedeva persone di esperienza accanto a persone giovani, no? Che dovevano essere gli amministratori del futuro. Purtroppo quell'esperienza che doveva essere appunto di passaggio verso una nuova generazione di amministratori è naufragata, perché in effetti è qua lo sbaglio, ma sbagliare è umano, perseverare è diabolico, e quindi lo sbaglio, perché il sindaco, il candidato a sindaco, ha tradito quelle che erano le aspettative dei suoi candidati, o comunque di alcuni, almeno di quelle che ci siamo dimessi sicuramente, e nonché anche degli elettori, perché certamente gli elettori ci avevano dato fiducia per quel ricambio generazionale, per stare vicino alla gente e dare il cambio di passo rispetto alla vecchia amministrazione, che era stata anche peggio di quella ultima. Quindi questo era quello che ci aveva, il compito che ci aveva dato la gente. Siccome purtroppo queste aspettative non sono state mantenute in principal modo dal candidato al sindaco e anche di chi l'ha sostenuto fino alla fine, e ovviamente i presupposti sono venuti meno, e dopo appena 1 anno e mezzo ho deciso di dimettermi e mi sono messo, non ho abbandonato la politica aspettando il momento delle elezioni, ma mi sono messo insieme ai miei amici, all'altro mio compagno di avventura, il dottore Muschi, l'altro assessore che si è dimesso insieme a me, abbiamo costituito il movimento Agave, perché abbiamo capito che era necessario dare spazio finalmente alla nuova generazione, definitivamente, partendo anche da una figura di candidato a sindaco giovane, finendo poi ad altre situazioni inerenti ai candidati. Ricambio generazionale che non significa per forza giovane età, significa comunque una diversificazione rispetto all'esperienza del passato, ma un ricambio vero, non finzione, cioè mettiamo zuppe bambagnato, voglio dire, quindi questo abbiamo cercato di fare, e questo poi è stato costruito con Agave. Grazie. Dottoressa Polimeno, lei nell'incipit del programma parla dell'importanza di creare una discontinuità con il passato, invertendo appunto la rotta di degrado che ha interessato, che interessa tutt'oggi Bovalino. La sua lista, la sua squadra ha una, nonostante sia una lista civica, comunque ha una chiara connotazione politica rispetto alle altre due. E all'interno del movimento, come diceva, c'erano molti candidati per i posti presenti, diciamo, una figura che ha fatto parte della politica non solo bovalinese, ma anche per quanto riguarda a livello regionale e nazionale. Lei crede, quale peso pensa possa avere, a livello positivo o negativo, visto che comunque rappresenta una continuità di un certo peso, la presenza dell'ex senatore Crinò all'interno, come sostenitore, è chiaro, della lista? Sì. Franco Crinò, che ha un'esperienza di tutto rispetto in politica, è una persona che ha, come dire, è andato su tutti i gradini, dal consigliere, credo abbia fatto anche il consigliere provinciale, fino ad arrivare a sedere in un posto abbastanza prestigioso che è il Senato della Repubblica. Io credo che bisogna riconoscere a coloro i quali hanno esperienza politica, io credo che bisogna riconoscere il giusto peso e il giusto ruolo. È importante, come diceva prima Vincenzo, quando parliamo di cambio generazionale, non significa soltanto pensare che dobbiamo cambiare la data anagrafica e quindi semplicemente abbassare l'età per poter dire che si fa buona politica. Io credo che la buona politica la si faccia sempre, e soprattutto se hai esperienza anche rispetto a quelli che debbono essere i percorsi politici. Franco Crinò per noi è un valore aggiunto
rispetto a quello che appunto è Nuova Calabria. Franco Crinò è la persona che questo movimento, se così vogliamo dire, lo ha anche creato, ha avuto la capacità di mettere insieme gente che ormai era un po' disillusa dalla politica, ha avuto la capacità di metterla insieme, di farla ragionare e di creare quello che oggi è Nuova Calabria, che io considero un movimento politico-culturale di tutto rispetto, che si è fatto sentire non soltanto a Bovalino, ma si è fatto sentire anche fuori dai confini di Bovalino. Un movimento politico-culturale che è entrato in diretto contatto con tutte le istituzioni regionali e nazionali. Quindi io credo che tutto questo significa che far riferimento a chi esperienza ne ha, penso che sia semplicemente un valore aggiunto rispetto a quello che poi è il percorso che i giovani devono fare, che chi ha una buona dose anche di, come dire, di capacità di relazionarsi con gli altri, di attenzionare il territorio, debba tenere in buona considerazione. Tra l'altro, ecco, quello che vorrei dire è che il percorso di Nuova Calabria si è caratterizzato proprio per il massimo rispetto verso quelle che sono tutte le espressioni politiche. E naturalmente Franco Crinò è un'espressione politica importante del nostro territorio. Qualche volta sento parlarne con un po', come dire, di astio. Io credo che non mi sembra che Franco abbia mai avuto un'esperienza amministrativa a Bovalino, cioè non è mai stato un consigliere comunale, non abbia mai avuto. Ecco, Franco ha avuto degli altri incarichi, degli altri impegni. Strano però che ad un personaggio politico che comunque ha portato anche a Bovalino, non dimentichiamo che Franco Crinò a Bovalino ha portato per esempio quasi 6 milioni di opere pubbliche, strano che nessuno ne parli mai. Scusi, sì, no, termino giusto perché, quindi vorrei che alcune volte si facesse riferimento anche e si dessero le giuste valutazioni anche rispetto all'esperienza politica che si è fatta. Grazie. Arriviamo quasi alla conclusione, ecco, di questa serata e faccio a lei, ecco, una domanda specifica. Ecco, io mi piacerebbe sapere, capire insieme anche a chi ci sta ascoltando e chi ci sta seguendo, quando e come nasce appunto il vostro progetto politico e se per caso sentite una sorta di difficoltà o comunque una lotta tra virgolette impari con chi è oggettivamente più radicato nel territorio, perché abbiamo due movimenti che comunque lavorano già da qualche anno, appunto come movimenti politici e culturali, mentre la lista Impegno e Partecipazione è molto più giovane rispetto alle altre due formazioni politiche. Ecco, pensate possa avere un peso sul risultato elettorale oppure no? Ecco, no, io ritengo proprio di no. Altrimenti, se vale questa regola, dovremmo tutti votare per la Lega Nord, perché è il partito più vecchio che c'è in Parlamento. E noi abbiamo cominciato il nostro percorso novembre-dicembre dell'anno scorso, come dicevo, spinti dal degrado della nostra cittadina, e si è risvegliato in me un senso civico e in quelli che hanno collaborato e che mi hanno posto alla guida di questa compagine. Non ci sentiamo indietro, anche perché, devo dire la verità, per capire i problemi di Bovalino io non penso che necessitino degli studi particolari o degli anni. Bovalino, si vede anche un visitatore non attento, i problemi possono essere visti anche da un cieco. Quindi io questo gap che lei pensa che noi possiamo avere nei confronti delle altre liste non lo noto. Io ho solo visto che abbiamo intrapreso questa nostra partecipazione a questa competizione elettorale con grande entusiasmo, gente che non aveva mai fatto politica, che si sta spendendo con grande entusiasmo e grande passione. Penso che queste siano le doti che possono portare a una buona amministrazione, oltre alle competenze. Bene, allora il giro di domande preparato da Adelina è terminato, adesso c'è l'ultimo giro dedicato, diciamo, a ognuno di voi per esprimere il proprio messaggio da dare agli elettori in occasione di questa trasmissione. E io intanto mi congratulo con voi per la pacatezza e la moderazione che sinceramente
lascia ben presagire, qualunque esso sia il risultato, per la cittadinanza di Bovalino, perché siamo alla presenza di candidati a sindaco che insomma, sembrano sfoderare grande saggezza, grande calma, e magari in questo momento nei nostri paesi, non solo a Bovalino, c'è bisogno di tanta calma, di tanta pazienza e moderazione. Nel messaggio io avrei un suggerimento, perché prima si parlava di governabilità. Io, da ex consigliere comunale, ho sempre un tasto che a me è molto caro. Visto che si parlava di governabilità e magari questa unione in fase preelettorale non si è riuscita a raggiungere, mi farebbe piacere che nel vostro messaggio finale ognuno di voi desse un parere sulla governabilità post-elettorale, cioè nel momento in cui si vince il vostro rapporto con la minoranza. Quindi, se credete, ma concretamente, non solo con frasi fatte, a un rapporto di collaborazione proficuo, fermo restando che poi è ovvio, se ci sono delle prese di posizioni soggettive non giustificabili, è sottinteso che non si può andare d'accordo, ma se credete nel principio della collaborazione, perché poi alla fine chiunque vinca e chiunque perda, l'elettore non è che vota uno per vincere e l'altro per perdere, vota per amministrare, quindi alla fine avrete dei colleghi in consiglio comunale che sono stati comunque votati perché qualcuno credeva in loro come amministratori. Quindi mi piacerebbe sentire da voi cosa ne pensate, nel vostro ultimo giro di risposte, di interventi, di un rapporto, se credete nella collaborazione tra maggioranza e minoranza in situazioni particolarmente incresciose, quale può essere amministrare un comune della Locride, della zona ionica Regina, che vive in questo momento un grosso momento di difficoltà. Quindi, come al solito, iniziamo sempre dall'avvocato Maesano e poi a chiudere. Grazie. La collaborazione finalizzata alla tutela della comunità e quindi degli interessi del paese, ovviamente sì. In Ciuci no. No, non si parla di perché, questo. No, ma giusto per trasparenza ancora una volta nei confronti di chi ci darà fiducia, questo che sia chiaro. E collaborazione massima, perché come hai detto bene tu, ognuno di noi verrà votato per essere amministratore di questa città, quindi ne dovremmo prendere atto. In questo senso Agave l'ha inserito nel proprio programma amministrativo, prevede anche l'istituzione di una serie di commissioni consigliari senza gettone di presenza, quindi gratuiti, e con persone, consiglieri ma anche esperti della materia, una commissione cultura, una commissione pari opportunità, una commissione politiche e sociali, ma anche una commissione ad esempio per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico di questo paese e le problematiche ambientali. Questo, ma istituzionalizzate senza perdere tempo. In questo ovviamente ci sarà e si cercherà soprattutto la collaborazione tra maggioranza e minoranza, perché è giusto così, nell'interesse esclusivo della comunità. Venendo poi al messaggio che devo fare ai miei elettori, ovviamente ci avviamo alla conclusione della campagna elettorale, tanto si è detto, tanto si è fatto, tanto si è anche vociferato nelle viuzze e nelle piazze del paese. A me piace parlare delle cose chiare, fatte sotto la luce del sole, quindi chiedo a tutti gli elettori di, come ho detto sempre, di guardare la storia di ogni persona, di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto, e ovviamente mi riferisco alla storia politica di ognuno, e quindi di fare la sua valutazione, di lasciare stare i soliti ragionamenti che spesso e volentieri si fanno, di mettersi la mano sul cuore, perché qua si tratta di amare il proprio paese, di mettersi la mano sul cuore e di decidere così, non per il parente, per il cugino o per l'altro, ma votare anche se il cugino o il parente è una persona capace ed è in una lista, in una compagine elettorale che lo soddisfa, ma votare col cuore, per chi sa e veramente crede che possa dare tanto al proprio paese. Questo è il mio messaggio. Grazie avvocato. Grazie. Dottoressa. Sì, rispetto a quello che appunto lei chiedeva prima, io credo che l'obiettivo appunto è quello della governabilità. Chiaro che non raccontiamo favole, chiaro che ognuno di noi farà la sua parte, da maggioranza e da opposizione, o da minoranza per meglio dire. Ovvio che l'obiettivo sarà quello di governare al meglio possibile il Paese per restituire quella dignità di cui tanto stiamo parlando oggi in campagna elettorale, altrimenti vuol dire che abbiamo semplicemente venduto fumo e fatto parole al vento. E allora, siccome credo che per quanto mi riguarda non vendo fumo e le parole cerco di utilizzarle nella mia attività professionale,
piuttosto che sprecarle in altro modo. Allora il mio obiettivo sarà proprio quello, nel momento in cui Nuova Calabria dovesse non essere la lista, noi no, ci auguriamo diversamente, non essere la lista vincitrice, chiaro che il nostro apporto alla maggioranza, quindi dalla nostra posizione di minoranza, sarà di massimo rispetto verso chi queste amministrazioni, queste amministrative le ha vinte. Chiaro che faremo il nostro lavoro, saremo vigili, ma sicuramente collaborativi. Abbiamo anche noi previsto le commissioni, il ripristino delle commissioni consiliari, è lì che si vedrà poi se veramente la minoranza è realmente una minoranza al lavoro, altrimenti significa, come torno a dire, abbiamo fatto semplicemente fumo e poco arrosto. Chiaro che il mio invito all'elettorato non può essere se non quello di votare esprimendo un voto libero, esprimendo veramente quella che può essere il migliore governo per Bovalino, quindi guardando con attenzione ai programmi, guardando con attenzione ai candidati, tutti, dal candidato a sindaco ai candidati a rivestire il ruolo di consigliere comunale, guardando la storia politica di ciascuno di noi, la storia sociale di ciascuno di noi. Quindi è importante che sia un voto quanto più possibile naturalmente di attenzione. Io naturalmente credo che Bovalino ha bisogno oggi, in questo momento, di poter giocare veramente la partita che faccia vincere, ma realmente, il campionato, e spero che Bovalino questo campionato lo vinca veramente. Grazie, dottoressa. Allora, anch'io sono d'accordo che chi vince deve amministrare, in dubbio, e chi perde deve fare la minoranza. Nel nostro caso, l'ho detto anche in altre occasioni, in caso di non vittoria alle elezioni, la nostra minoranza, come previsto dalla legge, avrà sicuramente compiti di vigilanza, però non sarà una vigilanza oppositiva, sarà una vigilanza costruttiva, perché come ho detto, come ho risposto alla prima domanda, io sono convinto che Bovalino ha bisogno di unione perché le problematiche sono così difficili. Noi in caso di vittoria avremo bisogno delle associazioni, avremo bisogno anche della cittadinanza attiva, perché scendendo dal piedistallo penso che si possa collaborare per cercare di uscire dalle secche di questo nostro comune, questa nostra partita. Per quanto riguarda l'appello elettorale, anch'io sono convinto che il voto deve essere libero, non lo mette in dubbio nessuno. Io dico di votare anche per la storia politica e per la storia personale di ciascuno di noi, per quello che abbiamo dato alla società o che l'elettore pensa che possiamo dare. Posso solo dire di poter ricambiare la fiducia nel tempo, infatti l'ho sempre detto, la mia vittoria non sarà l'11 giugno, potrebbe essere anche una vittoria di Pirro. Io spero di poter rincontrare gli elettori fra 3 anni e che possa aver dato la soddisfazione di aver portato questo paese in una situazione di viabilità e di decoro, cosa che oggi a Bovalino manca, purtroppo. Grazie. Grazie, dottore Gangemi. Bene, allora, Maddalena, siamo in chiusura. Ricordiamo che oggi abbiamo ascoltato, interrogato, tra virgolette, Adelina, interrogato i 3 candidati a sindaco. Speriamo di aver superato l'esame, allora. Bah, lo diranno l'11 giugno gli elettori. Ricordiamo allora i partecipanti, esatto, a questo nostro incontro, che è andato in diretta radiofonica su Radio Venere e in diretta Facebook, quindi in diretta televisiva sempre sulla pagina Facebook di Radio Venere. In ordine di presentazione delle liste, la lista numero 1, impegno e partecipazione del dottor Francesco Giuseppe Gangemi. Buonasera a tutti. La lista numero 2, Nuova Calabria, guidata con il candidato a sindaco, dottoressa Alessandra Polimeno. Grazie di averci ospitato. E la lista numero 3, Agave, guidata come candidato a sindaco dall'avvocato Vincenzo Maesano. Grazie a voi e ricordo, grazie. Sì, domani. Domani si chiuderà la campagna elettorale e questi sono i comizi che si terranno in piazza Gaetano Ruffo, che verranno i 3 contendenti di nuovo impegnati per l'ultimo veramente appello elettorale. Aprirà i comizi elettorali la lista impegno e partecipazione del dottore Gangemi con il comizio
in piazza Gaetano Ruffo dalle 20.15 alle 21.15, poi 15 minuti di break e sarà la volta della lista Agave dell'avvocato Vincenzo Maisano dalle 21.30 alle 22.30, altri 15 minuti di break e chiuderà il dottor Gangemi per, e chiuderà la lista Nuova Calabria della dottoressa Polimeno. Doppio comizio. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Adelina per il grosso impegno che ha messo, ricordiamo. Grazie a voi invece per la fiducia. No, assolutamente. E ringrazio tutto lo staff di Radio Venere che si è cimentato in questa nuova operazione, ringrazio le attività che ci hanno ospitato, il Bon Appetit e il Delice Café in via 24 Maggio a Bovalino e auguro a tutta la cittadinanza di Bovalino di avere dopo 3 anni di commissariamento finalmente una guida amministrativa locale che riesca a risollevare le sorti della nostra Locride. Una buona serata a tutti. Prego Adelina. Io chiuderei con un buon voto a tutti quanti. Senz'altro. Buonasera.